Buongiorno da casa.net. Oggi vi faremo vedere come preparare gli struffoli fritti. Dopo la ricetta e la videoricetta degli struffoli al forno per coloro che non amano il fritto, prepareremo invece questo delizioso dolce natalizio con 400 g di farina, 60 g di zucchero, 50 g di burro o margarina, 5 uova, un pizzico di bicarbonato, un pizzico di lievito di pan degli angeli che abbiamo già aggiunto allo zucchero e una scorza grattugiata di un limone, un po' di liquore strega e ovviamente il nostro miele e i corallini per dare un tocco di vivacità. Mettiamo la farina in una zuppiera o, se preferite, in una spianatoia, facciamo un buco centrale e andiamo ad aggiungere lo zucchero con il pizzico di bicarbonato. A questo punto ci conviene già di mestare un po' con la forchetta, in modo che sono il pasto verrà il più possibile omogeneo. Dopodiché rifaremo un buco e aggiungeremo il burro. Le uova, intere, abbiamo detto, per 400 g di farina, ovviamente le dosi possono essere modificate, raddoppiate, dimezzate e dimezzando anche gli ingredienti. Passiamo ad aggiungere un po' di streca e la buccia grattugiata di un arancio. Potete usare anche il limone, ovviamente cercando di non asportare la parte bianca. Passati, ben lavati, spazzolati, per evitare di mescolare all'impasto eventuali parassiti che si annidano sulla buccia. Noi l'abbiamo già fatto, lavata precedentemente, e poi, dopodiché, ecco, procediamo all'impasto. Lavoriamo l'impasto fino ad ottenerlo omogeneo. Io preferisco farlo prima un po' con la forchetta e poi con le mani. Dopodiché lo metteremo su una spianatoia e lo lavoreremo meglio. A questo punto trasferiremo l'impasto su un piano da lavoro. Trasferiamo l'impasto su una spianatoia infarinata e continueremo a lavorarlo fin quando non diventa bello omogeneo ed elastico. Ora lavoriamo l'impasto con le mani fino a quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati. Dopo aver ottenuto un bel impasto, tagliamo i panetti e poi stendiamo in cilindretti con le mani e li taglieremo secondo le dimensioni che più ci piacciono. Saremo più piccoli, in modo che la cottura sarà uniforme. Nel frattempo metteremo a riscaldare dell'abbondante olio in una padella antiaderente. Quando sarà ben caldo incominceremo a calare i nostri struffoli. Quando l'olio è bello bollente, facciamo anche la prova eventualmente, caliamo gli struffoli e li facciamo friggere fin quando non saranno belli dorati
e gonfi. Vediamo se qualcuno si attacca con la forchetta. Tanto intanto li giriamo, lasciamo indorare. Quando gli struffoli sono dorati, li togliamo dall'olio con una schiumarola forata e li mettiamo in una zuppiera foderata con carta assorbente per fare in modo che l'unto in eccesso venga assorbito dalla carta. E quindi friggeremo gli altri, sempre pochi per volta. Se l'olio dovesse alzarsi molto, vi suggerisco di aggiungere qualche goccia di limone o qualche goccia d'arancia. Mettiamo a riscaldare in una padella il miele, regolate con la quantità secondo le dosi di struffoli che avete preparato, poi se vi piacciono più ricchi di miele o meno, e aggiungeremo anche un po' di zucchero, qualche cucchiaiata. Lasciamo riscaldare. Facciamo insaporire i struffoli fritti nel miele per qualche minutino, quando diventano belli lucidi, e dopo li trasferiremo su un piatto da portata. Disponiamo gli struffoli per fare le miele in un vassoio da portata, inserire una bella forma di cupola. Aggiungiamo qualche cucchiaiata di miele, in questo modo. Aggiungiamo i classici corallini. Ed ecco che i struffoli fritti sono pronti per essere gustati sulla tavola di Natale e quella di Capodanno, insomma durante le feste natalizie. La casa Tuttonet e dal network a Tuttonet, tanti auguri di buon Natale, di feste natalizie e di un inizio di un nuovo anno 2013.